E salve ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Guido Tramontano. Oggi insieme a voi voglio fare una lista dei top 10 canali Telegram in Telegram Italia. Ovviamente sono canali particolari che online non troverete, dunque aprite bene gli occhi. Il primo canale di cui voglio parlare è il più importante di tutti e 10 ed è il mio, è il canale del sottoscritto, che troverete qui in descrizione. Una volta cliccato sul link che troverete, si aprirà praticamente un gruppo nel quale stiamo crescendo davvero tanto. Al momento siamo quasi 400 e potrete chiedermi tutto quello che volete e non solo, perché potrete ovviamente interagire, essendo un gruppo e non un canale, con tutti gli altri utenti. La lista di oggi non è di 10 canali specifici, ma in realtà 12. Ho scritto top 10 perché fa un po' più figo all'interno del titolo. Bando alle ciance comunque e vi mostro il primo canale Telegram. Primo canale Telegram, Poracci. Poracci in viaggio. Siamo tutti dei poracci, siamo sempre in cerca di risparmio. È finito da poco il Black Friday, io non ho acquistato niente, sono proprio un poraccio per mille. Però, nonostante ciò, questo canale ci promette di acquistare viaggi low cost in una maniera davvero davvero semplice, mediante link, e con offerte davvero speciali. Ne escono all'incirca uno o due al giorno e vi consiglio di seguirlo se siete come me amanti del viaggio. Il secondo canale, e da qui ad altri tre ne vedremo ben un paio di specifici ma molto simili tra loro, è la pagina degli sconti. La pagina degli sconti è un canale Telegram che ci riesce a mostrare ogni giorno le offerte online e di negozi fisici più vicini a noi, più famosi, quindi supermercati, cinema o anche operatori telefonici. Quindi tutte le offerte più importanti saranno mostrate all'interno di questo canale. Mediante link ci ricollegheremo a quella che è l'offerta ufficiale e potremo decidere se prenderne parte o no. Quindi vi consiglio assolutamente di seguire questo canale che ha più di 40.000 iscritti addirittura. Passiamo al terzo canale. Il terzo canale è Offerte Lampo, restiamo sempre in tema sconti. Offerte Lampo infatti ci permette di partecipare a tutta una serie di offerte che per l'appunto, come dice stesso il nome, hanno delle scadenze in termini di tempo. Quindi sarà pubblicata un'offerta che magari durerà 2 ore su Amazon, Offerte Lampo ce lo dice, clicchiamo su un'offerta imperdibile e acquistiamo il prodotto. Nulla di più semplice. Il quarto canale è Codici Sconto. Codici Sconto è simile a quello precedente, con la differenza che qui le offerte non saranno a scadenza di tempo, ma a scadenza di scorte. Quindi dovremo affrettarci ad acquistare questi prodotti che ovviamente ci saranno forniti all'interno di questo canale con prezzo scontato e codice annesso, che può essere inserito all'interno dell'acquisto nel momento in cui lo inseriamo il prodotto all'interno del carrello o magari in un'altra evenienza che comunque ci sarà spiegata dal canale stesso. Passiamo al quinto canale. Il quinto canale è simile ai precedenti ed è quello che ti consiglia Siccia. Questo canale è molto simpatico nel nome, ci permette praticamente di trovare le offerte più importanti in generale online, quindi a tempo, a evento, a scorta e a quant'altro. E vi consiglio di entrarci perché sta crescendo davvero bene, ha 8.000 iscritti e anche io stesso lo seguo con estrema attenzione perché metto un po' insieme tutti i canali precedenti, ovviamente, però vi consiglio di seguirli tutti. Il sesto canale, invece, è tutti i film in italiano. Per questo canale basterà cliccare sul link in descrizione, accederete in quella pagina che per l'appunto vedete all'interno del page del video che vi sto facendo scorrere, il video nel video, e dovrete cliccare su Unisciti, un po' come tutti quanti gli altri, con la differenza che qui dovrete prima cliccare su Intro e poi su Unisciti. Qui cosa troverete? Qui troverete tantissimi film in italiano. Potrete cercare ovviamente il film per titolo con la funzione cerca o scorrere e quant'altro. I film ovviamente vengono scaricati e vi consiglio, se non vi funziona il film ma il download ovviamente sì, di scaricare VLC. Quindi sarà sicuramente un problema del vostro dispositivo che non supporta quel genere di file. Scaricate VLC dal Google Play Store o dall'App Store e non avete problemi. Se poi vi volete godere la sensazione di vedere un film ancora meglio, scaricatelo sul PC. Che Telegram ha anche una versione web o versione desktop, scaricate praticamente Telegram sul PC a seconda di se avete Mac o Windows, non c'è differenza e vi godete il film. Un altro canale simile è Cartoni e Anime. Qui, a differenza del primo, non troveremo film, ma come dice stesso il titolo, cartoni e anime. Quindi troveremo tantissimi, tantissimi cartoni, magari anche della nostra infanzia, puntate di film di Pokémon, Digimon e quant'altro. Non so, tutto quello che vi può passare per la testa in questo canale lo troverete. Quindi molto interessante da seguire e ve lo consiglio. Passando al successivo, parliamo di Le tue serie TV. Le tue serie TV, ovviamente come i precedenti, sono seguiti da più o meno gli stessi operatori, che sono anche i miei amici, gestiscono tutti e tre questi canali di film, cartoni, anime, non so come fanno, io impazzirei, complimenti a loro per il loro lavoro. Qui troverete per l'appunto tutte le vostre serie TV preferite. Quindi praticamente vi potrete godere sempre all'interno di questo canale una ricerca per nome,
o per data o per quel che volete per l'appunto, e cercherete quindi la vostra serie TV e quasi certamente la troverete. Di questi tre canali che vi ho parlato, praticamente cartoni, film e serie TV, c'è da specificare che in descrizione troverete altri due link. Uno è inerente al bot di questi tre gruppi, all'interno del quale praticamente riuscirete ad interagire con un robot per l'appunto per fare una ricerca più avanzata di quello che vi interessa, a seconda di genere, film, anno o quant'altro, anche suggerendo a volte film che ancora non ci sono nella database. E inoltre c'è il gruppo linkato sempre qui in descrizione, nel quale potrete interagire con appassionati di film, fare richieste agli operatori e quant'altro. Passando ai pezzi ancora più forti per gli appassionati, qui in descrizione troverete tre link di altri tre canali. Il primo, il secondo e il terzo sono in numero per Dragon Ball Super, Naruto, tutte le puntate, e One Piece, tutte 900 al momento le puntate. Tutte 900. Ebbene sì, troverete questo trittico fantastico all'interno del quale per l'appunto riuscite ad entrare in questo canale molto semplice, scaricare il vostro bellissimo film, puntata o quel che volete per l'appunto e ve lo godete. Per esempio, come molti di voi spero sappiano, Dragon Ball Super è ancora in voga, voglio dire, sta ancora proiettato in Giappone, ogni domenica per l'appunto esce la puntata e ogni domenica stesso questi operatori con santa pazienza fanno la traduzione giapponese all'italiano e caricano all'interno del canale la puntata nuova. Io stesso lo sto seguendo, devo dire è una qualità eccezionale ovviamente, con anche una qualità di sottotitoli davvero eccelsa. Gli ultimi due canali parlano di calcio, uno ci permette di vedere le partite, uno ci permette di essere informati sul calcio. Sto parlando di Streaming Football e tutto il calcio online. Streaming Football ci permette ogni giorno in cui c'è una partita, Champions League, Europa League, Serie A, Lega Inglese, Bundesliga, chi più ne ha più ne mette, per l'appunto questo canale ci pubblica, quando c'è quindi una di queste partite, un link e addirittura, se non erro, ha fatto anche un'applicazione scaricabile sempre all'interno di questo canale per godervi le partite in streaming, mi sembra in lingua araba, e quindi cliccando sul link riuscirete a godervi un buono streaming delle partite. Quindi ve lo consiglio, siccome mi siete appassionati di calcio e riuscite per l'appunto la domenica a godervi 90 minuti di calcio durante la settimana, Champions e quant'altro. Mentre tutto il calcio online è un canale un po' diverso, è appena nato, ha pochi membri, ma io stesso ci faccio parte, ne hanno circa 500, vi consiglio di entrarci perché l'operatore è molto bravo, ogni volta che c'è una partita, una notizia, una news di calcio, insomma, c'è l'informazione subito online lì all'interno del canale con formazioni e tutte, diciamo, le cose e le news che ci possono interessare. Di conseguenza riusciamo a interagire anche tra gli utenti e vi consiglio per l'appunto di entrarci. Bene ragazzi, dopo questa infinita lista spero che il video vi sia piaciuto e come sempre vi invito a lasciare un like al video per supportarmi e soprattutto iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Stiamo raggiungendo i 20.000, sono onorato di ciò ed è solo merito vostro. Quindi ragazzi, niente, vi ringrazio, vi rimando alla descrizione per tutti i vari link e come sempre ci vediamo nella puntata di domenica.